Sigla. Sigla. No. Sigla. No. Sigla. Sigla. Allora, io pensavo sigla. Di una cosa. A tutti. E benvenuti in un nuovo video di Crazy Orion. Anche oggi i cari amici di Lefue Brewing Company andremo ad assaggiare la Acro, una Belgian Blonde Ale, giusto? Bella. Bella. Beh ragazzi, allora direi già tutta la storia degli amici di Lefue Brewing Company la potete vedere, se non lo sapete, nel video precedente, nei video precedenti, nei video vi mettiamo ora tutti i video qua che li trovate lì, che si aprono, va bene, quindi potete l'hai incominciato tu? Certo. Tu scatti a dargli spiegate. Ad Aquila Reale proprio. Calma, perché se no non la finiamo. Ragazzi, dura un'ora. Regia, può aprire l'aria. Allora, io direi, c'è il telecomando per la finestra, no? No, era... C'è una cosa manuale. Ah, non c'è la No, non c'è... Allora, calma. Ragazzi, Refuel Brewing Company, no? Ormai grandi amici fraterni nostri, amici nostri, proprio forti, di famiglia ormai. Ci hanno mandato la cassa, eccetera eccetera, video andateli a vedere di là per tutta la storia e tutto il resto. Oggi andremo ad assaggiare questa blonde Belgian blonde, va bene, andiamo ad assaggiare. Apriamo. Allora, facciamo schiumare un po', dato che questo dovrebbe essere uno stile abbastanza, come dire, carbonato. Dov'è la birra? Carbonato. Ma la birra. Aspetta, perché io combino sempre un ace. La regia, che la dobbiamo. Abbiamo preso questo appalto con la regia. Cosa c'è qua? Che la dobbiamo. Non lo so. Regia. Ma perché sto combinando un ace? Non ho capito. Basta. Ho combinato un delirio, veramente. Perché? Ok, dopo la piscina. Un ammaraggio! Allora, torniamo qua un attimo seri. Allora, il colore è giallo paglierino. Limpido. Sì, birra limpida, giallo paglierino, schiuma bianca. Bianca, sì. Bolle fini, molto persistente. Bella schiuma. Abbondante. Bella schiuma, sì. Abbondante. Al naso. Erbaceo. Scusate. Questa birra. Ma è erbaceo. Questa birra sta di birra. Dai, Centauri Lager, come dicevano anche loro in descrizione. Sì, sì, vero. Centauri Lager. Perché? Dai, sì. Perché non riusciamo a fare più un video normale. Sì, dai, è da birra... Vabbè, Centauri di Malto, fondamentalmente. Sì. Erbaceo, Malto. Andiamo ad assaggiare? Cheers. Ragazzi, è una birra di quelle. Allora, questa qua poi potrei prendere un secchio. Sì, questa è da berne. Prendi un secchio, ti metti là. Da berne tanta. Te ne bevi proprio. Allora, sempre responsabilmente, ragazzi. Mi raccomando, non vi mettete alla guida dopo che bevete. Perché dopo che bevete, al massimo potete fare un pisolino, qualcosa del genere. A piedi dove volete, senza essere troppo molesti, per favore.
Sì, che voglio dire. Quanto è la degradazione alcolica? 4,5. È una birra comunque leggera, molto beverina, pulita, corpo sì, sì, esile. Allora, secondo me queste sono le birre più difficili da interpretare. In effetti sì, quando è come la cucina, quando devi fare il piatto di pasta con la salsa e lo ordini al ristorante, è un'altra cosa. È difficile da presentare effettivamente. E niente. Non ho capito questo esempio. Nel contesto, diciamo cose... Diciamo. No, perché diciamo che la birra è semplice, sì, è in teoria. Come stile, teoria, come stile è una birra semplice, non da fare, è una birra semplice nel senso di gusti, però nel frattempo è molto difficile fare una... Cioè, leggo che c'è anche l'aggiunta di farro. Ah. E beh, lo sai che cosa è? Potrebbe dare... No. Un po' di acidulo finale, un leggero acidulo finale. Io lo trovo lievemente secca il finale. Sì, è come giusto che sia lo lievemente stile secco che deve essere così. Allora ragazzi, in sostanza... Un po' amarostica ti sembra? Perché a me sembra anche lievemente amarostica. Però ovviamente pochissimo, eh. Allora, secondo me è tutta una questione... Perché sono difficili? Perché è bilanciato comunque. Perché è bilanciata ed è tutta una questione di piccole sfumature. Sentiamo. Sta arrivando la regia. La regia. Io, come sapete, non ne capisco. Però ho sentito dire. Un imbocco dolce, qualche sentore di miele può essere... Perché mi è piaciuto particolarmente. Ti è piaciuto particolarmente? Allora, onestamente io non lo riesco a distinguere il miele. L'imbocco dolce sì. Dolce sì, allora. L'imbocco dolce sì. E poi come potete vedere è super bevinina, già è finita. Cioè, sì, sì, ragazzi, è leggera. Andateci piano lo stesso, ma comunque è uno stile leggero. Sì. Non, niente, mettiti il fondo. No, basta. Non lo voglio il fondo oggi. Così, niente fondo. Così de botto, senza comunque, senso. Allora, possiamo dire che comunque è fatta bene, è una buona birra. Assolutamente, allora secondo me è una buona birra, una birra da utilizzare, da bere quando magari non si vuole, diciamo, nerdare troppo sulla birra. Quindi se avete una serata fra amici e non volete stare lì a dire oh che bella questa birra, quanto è juicy, oh, il sapore l'ananas, qua la pineapple. Insomma, una birra da bere veramente a grandi sorsate, a più riprese, e da bere durante tutta la serata con gli amici in allegria, senza troppi sbattimenti di testa. È una birra leggera e quindi comunque sì, ci permette anche di poterne bere, diciamo, sempre. Sì, sicuramente la potete abbinare a qualsiasi cosa, dato che faceva l'esempio a casa con gli amici, pizza, carne arrostita, questa è una birra per non parlare. Stavo aspettando, mi fa preoccupare per non parlare del costo, certo, perché è accessibilissimo, è un costo molto accessibile, molto, non solo perché già di suo il prezzo è, le birre popolari sono per noi uomini, ma anche della perché ma anche perché i ragazzi di Refuel ci hanno dato un codice sconto, Crazy10, sul loro beer shop online. Ok, sul loro shop online. Quindi vi lasciamo in descrizione lo codice. Shop di Refuel. E in più vi lasciamo anche il codice sconto, che non solo avrete il nostro, ma quando vi registrate allo shop, i ragazzi ve ne danno anche uno loro. Quindi avrete sui primi due ordini il 10% di sconto sulle birre che ordinate. Che sorbole. Sordi. Quindi sicuramente vi portate a casa una birra di queste a meno di 3 euro sicuramente. Buona, buona veramente, 280, ragazzi. Una cosa del genere. Beh ragazzi, allora direi che per oggi è tutto. Io questa, fra quelle che abbiamo assaggiato, la metto al secondo posto dopo la IPA. Mi è piaciuta perché più della Blanche. Assaggiato. La Blanche, la IPA è questa. Ok. Prima la Blanche, prima la IPA, poi questa e poi la Blanche per me.
Perché questa è proprio la birra che io adoro, cioè quella... Allora, così. Questa è buona, però sta senza invece a me la Blanche mi era piaciuta di più della IPA. Questo il mondo è bello. Ora adesso ci farà una grafica con le etichette di tutte le... Alessio, mi dispiace. Ti piace bere la birra buona? Devi lavorare. Si lavora. La registrazione sarà per terminare tra 3, 2, 1. Si spegne tutto. Allora ci farà nel prossimo video, sicuramente anche in questo, vediamo, ci sarà una bella grafica con tutte le etichette di Refuel, con i voti, con le nostre faccine e con i voti. Che c'è Alessio? No, niente. Io c'ho le immagini. Poi tanto le metti tu le ma ci sono voti. Ci penso io, fidati. Le immagini di peseranno un gigabyte. Va bene. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video, attivate la... Ho detto tutto proprio male. Lo rifaccio. Bene ragazzi, se lasciate un like se il video vi è piaciuto e condividetelo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale e ci vediamo. Ciao!